Ancora problemi con il trasporto pubblico locale ad Aranova. Il disagio principale riguarda il passaggio della linea 14 dalle scuole di Maccarese. L'arrivo dell'autobus alla fermata infatti non coincide con l'orario di uscita dei ragazzi e gli studenti sono costretti a lunga attesa prima di tornare a casa. Io sono un nonno che ho la nipote che va a scuola a Maccarese. Purtroppo al giorno, sempre, mi tocca quasi sempre a me andarla a prendere perché la madre lavora e il padre pure, perché non c'è la coincidenza dell'autobus, perché escono e l'autobus è già partito. E se qualche volta che riescono a prendere è troppo pieno. È un problema che l'amministrazione comunale cortesemente ce la dovrebbe risolvere. Questo è un problema che abbiamo raccolto tramite molte segnalazioni che sono state fatte dai cittadini. I ragazzi escono in pratica 5 minuti prima che l'autobus parta o addirittura allo stesso orario. Non riescono a prendere l'autobus che tra l'altro ha anche le corse, i posti ridotti per via dell'emergenza Covid. Molti genitori addirittura hanno paventato l'ipotesi di chiedere una riduzione dell'orario scolastico di 10 minuti per consentire appunto di prendere l'autobus in orario. Già la pandemia ha reso difficili le lezioni in presenza. Se poi devono anche essere decurtate anche di 10 minuti, non è un risultato idoneo in questo momento, insomma. Da Aranova con alcuni genitori ci siamo spostati a Maccarese per effettuare il percorso che devono fare i ragazzi da scuola alla fermata dell'autobus. Il problema è che in 5 minuti i ragazzi non ce la fanno nemmeno a chiudere lo zaino, a scendere le scale, perché guardate che tragitto che devono fare. Immaginate quelli che stanno al secondo piano come fanno ad arrivare. La fermata è praticamente molto più lontana di qua, quindi il problema è che non ce la fanno materialmente. Poi cosa succede? Che i ragazzi che perdono l'autobus ovviamente devono aspettare il successivo. Siccome qui ogni ora escono i turni dei ragazzi, succede che quelli che per assurdo riescano ad arrivare col teletrasporto a prendere l'autobus comunque non possono entrare perché è già pieno dai ragazzi che sono usciti l'ora prima. Le segnalazioni sono state tantissime, sono anni che c'è questo problema, ma sembrerebbe che è difficile la risoluzione. Io devo dire che però ho incontrato la dirigente, qualche spiraglio di speranza, qualche barlume di speranza ce l'abbiamo, si sta lavorando con gli uffici, abbiamo chiesto, abbiamo fatto delle richieste, abbiamo chiesto di posticipare di 10 minuti la partenza, almeno per quanto riguarda nell'orario delle scuole, oppure vedere di ragionare con i presidi un orario di entrata e di uscita differente. Di certo non possiamo lasciare questi ragazzi a piedi, da Aranova, Passo Scuro, Palidoro. Tutte le zone a nord hanno questo problema. Dal comune fanno sapere che da parte dell'ente non risulta nessuna lamentela in merito alla questione della linea 14, ma che comunque gli uffici stanno provvedendo a realizzare un'indagine specifica per trovare eventuali soluzioni a ipotetici problemi emersi.